Amici miei, non avete idea di quanto io mi scocci di fare questo video, ma purtroppo mi tocca anche questo. Qualche giorno fa stavo scrivendo articoli al PC, come faccio praticamente tutti i giorni, e ne ho scritto uno in particolare riguardo un'intervista di Jason Tatum con Malika Andrews di ESPN. In questa intervista lei chiedeva al diretto interessato chi credeva potrebbe mai vincere in un eventuale scontro diretto tra i Boston Celtics e il Team USA. Una domanda chiaramente provocatoria, considerando che il Team USA, che si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024, conta nel roster praticamente tutte le stelle più brillanti dell'NBA attuale, ovvero sia LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, lo stesso Tatum e compagnia cantando. Mentre i Boston Celtics, che tra l'altro sono stati campioni dell'attuale stagione, quindi hanno vinto il titolo da pochissimo, contano invece sul quintetto titolare migliore di tutta la Liga. Infatti, il buon Tatum ha dichiarato che secondo lui i Boston Celtics avrebbero vinto praticamente ad occhi chiusi e che non poteva assolutamente dire il contrario, considerando che sono 10 mesi e passa che si allena sempre con gli stessi ragazzi e quindi c'è anche una sorta di affetto e di legame emotivo. Ma non è questo il punto, perché che Jason Tatum stesse scherzando o fosse serio, avesse ragione o avesse torto. Non importa, io perlomeno in quanto giornalista, per il mio lavoro, devo semplicemente riportare quello che viene dichiarato. Ed è proprio qui che volevo arrivare, perché quando poi ho terminato il mio articolo e l'ho postato sul mio profilo Facebook, hanno cominciato ad arrivare una valanga di commenti. In questi commenti, ovviamente, c'era chi diceva che Tatum non avesse ragione, c'era chi diceva che invece i Celtics, ovviamente tifosi, che i Celtics invece sono i campioni e che quindi avrebbero vinto senza ombra di dubbio e cose del genere, ma non è questo l'importante. Il commento che ha più attirato la mia attenzione e da cui è partita la mia riflessione, che adesso vi presento, è stato questo. Ovviamente per motivi di privacy ho eliminato nome, foto e tutto quanto perché problemi non ne vogliamo, però quello che insomma volevo farvi vedere era quello che è stato detto, ovvero sia, faccio vedere questa parte, chi ha scritto questo articolo è del mestiere e poi questa frase qui sotto, chi scrive questi articoli è un clown. Ma non è finita qui perché il ragionamento aulico di questa persona è continuato. Se sei del mestiere allora perché scrivi che e bla bla bla? Non estrapolare trafiletti e spacciarli per notizia. A questo commento ha fatto eco poi il pensiero, sempre particolarmente aulico, di un'altra persona, con enorme rispetto da collega, che poi il rispetto non lo so dove l'abbia lasciato perché se l'è dimenticato già alla seconda riga del commento. Uno che non apre nemmeno l'articolo, insomma, mi hanno accusato poi anche di aver fatto un titolo clickbait e cose del genere, persone che neanche sanno evidentemente che cos'è. E addirittura è ritornato a rispondere il tizio di prima dicendo non dire così, se no ti offende, riferendosi chiaramente a me, come se io poi avessi detto chissà che cosa. Ora, prima di continuare con la mia riflessione, voglio ribadire il concetto di prima, ovvero sia, non mi interessa se Jason Tatum stesse scherzando o se fosse serio, non mi interessa se Jason Tatum avesse ragione o avesse torto, di quello veramente non me ne frega niente. Quello che mi ha onestamente dato molto fastidio, ed è quello di cui voglio parlare, sono stati gli insulti che avete visto prima, ovvero sia, ma chi scrive questi articoli è del mestiere, ma chi scrive questi articoli è un clown, con enorme rispetto da collega, però chi non apre neanche l'articolo. Allora, so già che in tanti mi potreste dire, se tu fai questo lavoro, ci metti nome e faccia, scrivi una cosa che magari può risultare divisiva, allora le critiche te le devi aspettare. Ma c'è una distinzione importante che bisogna fare. Un conto è la critica, un conto è l'insulto. E quello che mi dà fastidio, e lo dico da sempre, e lo dirò per sempre, è che la gente questa distinzione sembra non solo non saperla fare, ma neanche volerla fare nel momento in cui bisogna farla. I social purtroppo azzerano delle distanze e queste distanze in realtà ci dovrebbero essere perché, e non parlo soltanto di me, ma parlo proprio in generale, se io che sono un giornalista, che sono un influencer, che sono qualsiasi cosa, non importa, mi vedo arrivare dei commenti del genere da persone che non mi conoscono e addirittura vi faccio vedere.
Uno di questi due geni ha anche avuto il barbaro coraggio poi di mandarmi un messaggio in privato dicendo che non me la devo prendere troppo con chi commenta i miei pezzi e che me lo dice da anziano. Onestamente, io lo trovo inaccettabile, perché ci sono dei confini da rispettare e qui si tratta di rispetto e di educazione. E non pensate che io stia facendo questo video per mettere le mani avanti o per difendermi, non vi aspettate neanche che io adesso inizi a dirvi quanto tempo perda quando scrivo un articolo a cercare le fonti giuste, a cercare di scrivere le cose il più affidabili possibile e cose del genere, perché questo è scontato, o almeno dovrebbe esserlo, quindi non ho intenzione di mettermi a giustificare quello che io scrivo. Semplicemente, ed è una cosa che io dico da quando ho iniziato a fare questo lavoro e che continuerò a dire fino alla fine dei miei giorni, anche se deciderò di cambiare strada, non normalizziamo che chiunque possa venire a insultare, non commentare o criticare in generale, a insultare un giornalista, un influencer, chi che sia, semplicemente perché si sente in diritto di farlo, perché questo diritto non ce l'ha. La critica va bene, l'accetto io, la accettano tutti quelli che fanno il mio stesso lavoro, fino a quando è tale e fino a quando è costruttiva. Quando si tratta di insulti e ci si prendono certe confidenze che nessuno ha conferito, perché in questo caso addirittura venirmi a scrivere in privato nessuno glielo ha chiesto e soprattutto non è stato neanche gradito, allora lì mi dispiace ma non va più bene. E comunque, se proprio la dobbiamo dire tutta, tra i Boston Celtics e il Team USA, per me avrebbe vinto il Team USA, ma questi sono dettagli.